Bentornato. Oggi è sabato 26 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Complicazioni su tutti i fronti, ma Micio e Fido vi adorano. Dopo una giornata così complicata alla sera non vedete l'ora di tuffarvi sul divano, accarezzando i vostri animali da compagnia. Il perché di tanta passione ve lo spiegano le scienze di frontiera. Accarezzare il pelo del vostro beniamino promuove la produzione di endorfine, che calmano la vostra agitazione, aiutandovi a rivedere gli eventi da una prospettiva più serena. Ecco la lista dei misfatti coi relativi malfattori: famiglia brontolona e incontentabile sotto tiro della luna esigente, coppia ai ferri corti, ma tranquilli, la pace è subito fatta grazie al sole illuminante, che rimette tutto a posto. Anche il weekend fa la sua parte in causa, provate a rilassarvi alle terme o al lago e vedrete che i vostri capelli da ritti di elettricità torneranno morbidi e setosi come onde. Disguido arginabile le prime allergie di stagione, che vi fanno gli occhi luci e la borsa di fazzolettini. Ostacoli e difficoltà su molte cose, imprevisti, circostanze sottovalutate, improvvisi impedimenti. Tutto è temporaneo, ma non bisogna negarle né sottovalutarle, piuttosto dovrete impegnarvi nel risolverle. Lasciatevi trasportare dal vostro buon senso e rimediate agli errori commessi che potrebbero compromettere in parte il vostro futuro immediato. Meglio non prendere decisioni riguardo contratti o accordi. Sogni agitati. Favorite i lavori di gruppo e collaborazioni. Non vi curate oggi se il giudizio degli altri riguardo il vostro atteggiamento è severo, badate piuttosto di rigare dritto per la vostra strada e, anzi, di accompagnare la presente giornata con ogni sforzo utile per realizzare i vostri progetti. Abbiate più fiducia nel partner che riuscirà a tirarvi fuori da una situazione non molto piacevole. La luna ti consentirà di prendere una importante decisione. Mercurio oggi ti assisterà. Provate con un colpo di spugna a mettere da parte ogni incomprensione ora concorre verso alcune persone che in fondo vi vogliono bene. Provate a parlare loro con il cuore piuttosto che con la ragione. Sei una persona sincera e semplice, tuttavia oggi la tua sincerità potrebbe essere mal ripagata. Possibilità di chiarimenti in arrivo. Nella coppia potrebbe maturare qualche decisiva schiarita che Giove favorirà a patto che conserviate intatte le doti di equilibrio e sintesi. Se vi sentite al centro dell'attenzione per questo oggetto di critiche e di pettegolezzi, dovreste cambiare atteggiamento e soprattutto non lasciare che gli altri sparlino di voi. Rinviate ancora per un po' un acquisto che avevate in mente, oggi bisogna essere particolarmente attenti al portafoglio e risparmiare vi potrebbe fare sicuramente del bene. Qualche lieve tensione in amore non vi impensierirà più di tanto e godrete della compagnia degli amici. Cercate di evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda e non soccombete alle pretese di qualcuno. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Cercate di trattenervi dal fare troppi complimenti ai vostri colleghi o al vostro capo, anche se pensate davvero ciò che vorreste dire. Cielo di fine mese è abbastanza radioso anche per questo nuovo giorno di primavera. Venere vi è accanto ed è coadiuvata dall'azione di un portentoso Marte in acquario, specie se appartenete alla seconda decade. Si innalza il livello del tono e dell'umore. In questa giornata gli astri ti consigliano di chiarire un malinteso con un collega e di essere più accondiscendente. In ambito affettivo, dovrai agire con astuzia se vuoi concederti una divertente serata con gli amici. Un consiglio, mischia il vero con il falso. Proseguite con la vostra progettazione, perché state andando alla grande. Anche in questa giornata, che sa molto di relax, non perdete il vostro ritmo e non fatevi distrarre dagli invidiosi. Manterrete sempre le promesse e già questo vi varrà come bonus, nel caso in cui non riusciste ad essere precisi e puntuali. La puntualità tra l'altro non vi piace molto, perché la associate a manie ed ossessioni incomprensibili. Giornata sniff. Sotto il tiro incrociato della bianca signora in quadratura, mentre il sole dal segno dell'ariete vi guarda fissi negli occhi imponendovi di dire la verità. Come se aveste l'abitudine di mentire,
ma della qualcosa non vi sognate nemmeno. Piuttosto è infastidirvi le relazioni troppo strette con i parenti del partner, sempre invadenti e ficcanaso. Amore ed Eros. Tra nuvole, acquazzoni e occhiate di sole la relazione di coppia va avanti zoppicando. Nonostante qualche alzata di testa il partner rimane innamoratissimo, siete voi a imporgli veti improponibili per la sua autonomia. Malumore anche in famiglia, qualcuno vi tiene il muso, rivangando torti passati e dispiaceri mai digeriti. Cari Bilancia, in amore oggi le cose andranno meglio, soprattutto per le coppie di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che si registrino delle polemiche con capi e referenti. Cercate di restare calmi. Mentre in amore vi ostinerete a discutere di questioni ormai trite e ritrite, forse perché non volete accogliere quella che secondo tutti è l'unica soluzione, rischierete di non cogliere l'essenza delle cose. Prendete più confidenza con il vostro lato emotivo e comprendete meglio anche certi atteggiamenti della persona amata. Questo vi aiuterà anche a non perdere di vista, a non smarrire certi punti fermi, alcune basi fondanti su cui si costruisce il vostro rapporto d'amore. Con un processo di ragionamento ineccepibile, fate un'efficace autoanalisi che vi consentirà di capire i vostri difetti e mettervi di fronte alla vostra dolce metà in modo del tutto rinnovato. Saturno spianerà i vostri passi. Lavoro e denaro. Zelanti e altruisti coi colleghi, disponibili con il capo. In un mondo che sta cambiando intorno a voi il lavoro rappresenta una sicurezza, ma attenti agli attaccamenti, qualcosa deve cambiare anche nei rapporti interpersonali. Nuovi programmi informatici, supporti con cui prendere dimestichezza il prima possibile, altrimenti qualcuno più giovane e veloce potrebbe farvi le scarpe. Siete bravi nella comunicazione. Lavorare a contatto con altre persone è il vostro punto di forza anche grazie alla vostra solarità. Caratterialmente pigri, avete bisogno di una persona che vi dia degli spunti per fare sempre di più. Il vostro faro nell'attività professionale, ma in generale, anche nella vita, è la logica. È grazie a questa splendida facoltà umana, da voi tanto celebrata e coltivata, che siete riusciti ad ottenere risultati straordinari, spesso siete stati capaci di diventare i classici primi della classe. Marte al vostro fianco se siete nati in ottobre vi consente oggi di sviluppare, portare avanti, quanto avete avviato in precedenza. La raccolta dei frutti, anche da un punto di vista economico, non tarderà ad arrivare, sappiate pazientare. Benessere. Incubi notturni causati da una cena sbagliata, il problema non è solo la quantità nel piatto, ma anche le combinazioni alimentari, sconsigliato associare carboidrati e proteine, e soprattutto il clima emotivo col quale si consuma il pasto. Se in famiglia si litiga o c'è sempre qualcosa da ridire, finisce che la digestione ne risulta invariabilmente compromessa. Soprattutto per le persone sensibili e pacifiste come voi. Appena potete concedetevi un po' di tempo libero dedicandovi soltanto a ciò che più vi piace e vi interessa. È il metodo migliore per rigenerarsi e per tenere la mente rilassata seppure leggermente impegnata. Per lei, sul lavoro potete accettare di tutto, anche di essere strumentalizzate da qualcuno che si fa i propri comodi e non ha voglia di alzare un dito. Ma il gossip no, quando si parla di qualcuno che vi è caro, anche voi pacifiste dello zodiacao vi rivoltate come iene. Per lui, segreti di famiglia da tenere sotto chiave, anche le vecchie storie di cuore meriterebbero il silenzio. Purtroppo, però, qualche buon tempone spiffera tutto, mettendovi in imbarazzo. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6 attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.